tirato fuori dalle case più di 7.000 bambini. In 7.000 portano la croce e il bastone del pellegrino. Sono impotenti, non hanno armi né vive. Ci fanno vergogna. Ignorano tutto della vera religione. Tutto arriva da un reportage che ho realizzato 2 anni fa intorno alla figura di Sergio Azzeni. Sergio Azzeni è uno scrittore sardo, in realtà è uno scrittore europeo, tanto più che anche nella storia proprio della sua opera, no? In realtà il primo grande successo l'ha avuto in Francia e poi in Italia c'è stata un po' un eco, ma quando ormai era già troppo tardi, nel senso che appunto è morto molto giovane. E ero andato sulle tracce della sua vita, anche un po' della morte rocambolesca, no? Cioè di qualcuno che scrive delle opere anche molto dure, molto belle anche nella decontaminazione linguistica, come piace a me, che muore appunto in realtà preso, travolto da un'onda anomala a Carloforte. Quindi durante questo viaggio, questo reportage, vado a Carloforte e proprio su quegli scogli, no, in cui la cosa era avvenuta, e diciamo, le ricerche mi ha fatto imbattere nella Crociata dei Bambini di Schwab, che appunto è un autore francese fino all'800, però ha scritto questo testo che è molto rivoluzionario, se vogliamo, anche dal punto di vista della composizione, perché è la stessa storia raccontata da tanti personaggi diversi, personaggi di due bordi, no? Perché siamo nell'epoca delle crociate, quindi sia da parte dei cristiani che degli infedeli, ci sono due papi, ben due papi che intervengono, sono i bambini soprattutto, ed è una storia in realtà che si interroga sulla purezza, ok? Questo bianco, la purezza, sono i termini che ricorrono più spesso. Stiamo parlando di una roccia, un isolotto, no? Carloforte, dove è morto appunto uno scrittore che uno ha amato, no? Che ama, e dove in realtà naufragano due di queste navi, su cui in realtà la crociata dei bambini naufraga, in realtà quasi con uno strano meccanismo, quasi di sincronicity, due colonne, no? Di bambini con due leader, no? Vediamo oggi, Nicolas e Stefano, ci portano attraverso l'Europa, dalla Germania alla Francia, e in realtà sono convinti di poter andare in Terra Santa e liberare il Santo Sepolcro. Se non che cosa succede? Una delle convinzioni, una delle due colonne è quella, arrivati a Genova, che il mare si apra e che loro a piedi scalzi e soprattutto asciutti, no? Dice anche Borges nell'introduzione a questa storia, possano arrivare a Gerusalemme. Il mare non si apre evidentemente, vengono cacciati da Genova perché comunque creano problemi di ordine pubblico, e quello che accade è che una parte della colonna scende verso sud, verso Brindisi, e esposta a ogni forma di violenza, no? Questi comunque bambini abbastanza inermi e come dire indifesi, e quindi una parte ne ritornerà veramente completamente decimata. Un'altra parte, ancora peggio, vengono convinti da due personaggi che sono appunto Guillaume Ferré, vengono convinti a seguirli a Marsiglia, da cui verranno imbarcati, loro dicono per portarli in Terra Santa, in realtà li hanno venduti, okay, come schiavi al sultano. Quindi, diciamo che veramente è una triste vicenda, però in cui colpisce che cosa? Che in un'epoca in cui appunto le crociate erano un'occasione per il potere, no? O per degli, diciamo sì, per dei sovrani, per dei principi, per dei re, di mostrare tutto il proprio coraggio, ma soprattutto la propria potenza, no? Militare, economica, per averne altre evidentemente, questi qui partono, capisci? E riescono anche a convincere altri bambini a seguirli, infatti alla fine ne saranno quasi quasi 20.000, no? Se ne contano. Quindi era veramente un'interrogazione sulla purezza, ok? Oggi in cui tutti in qualche modo quasi rinnegano, lo considerano quasi una sorta di malattia, una patologia, no? Il desiderio di purezza, o comunque qualcosa che si fa non perché si insegua la purezza, o se pure o meno, no? Ma per le cose che un po', come dire, senza nessun secondo fine, no? si vuole fare. Questo da una parte. Quindi da una parte la storia, la vicenda in sé, come questa vicenda abbia veramente colpito tutta la letteratura. Da Borges, no? Che per Franco Maria Ricci ne curò, diciamo, l'introduzione, poi ha
Mishima, che appunto addirittura mi si scena uno dei, che è diventato un monaco, ma in realtà è uno proprio dei ragazzi, per dire di H.G. Wells, no? Il grande storico che nella storia universale ne parla anche lui, fino ad arrivare a Vonnegut, no? Nel Mattatoio numero 5, sottotitolo proprio La crociata dei bambini, che riprende quella storia, addirittura la ristudia rispetto alla seconda guerra mondiale, e fino ad arrivare, non so, a Sting che canta The Children's Crusade, no? Cioè, è comunque una storia che affascina, anche in omaggio, se vuoi, anche a tutta una serie di lutti terribili, no? Che abbiamo, se si può fare un omaggio a un lutto, non lo so, però ricordare appunto in qualche modo come un'inversione di senso le crociate che portavano dei bambini dall'Occidente verso la Terra Santa, oggi dei bambini dalle Terre Sante, comunque dall'Oriente, vengono, no? Cercano di guadagnarsi il Mediterraneo e arrivare alle sponde del loro paradiso, della loro Terra Santa, lasciandoci la pelle, no? Come il caso a Lampedusa è stato recentemente e in altre identiche situazioni. La scenografa e anche regista Beatrice Meoni, come abbiamo fatto, abbiamo messo sull'opera, abbiamo trovato appunto giustamente lei, il bianco, no? Dei cenci, sono cenci bianchi, come possono essere appunto così in astratto un po' l'immaginario, no? Quello che poteva essere l'abito, no? Di questi bambini, no? Del 1212, no? Che attraversano a piedi, no? L'Europa. E nello stesso tempo anche c'è qualcosa, ricorda un poco, non so, certe installazioni di Boltanski o comunque certe cose legate anche ai campi, no? Sì, le situazioni anche, non so, anche di protezione civile, di post-terremoto, no? Quando appunto nei campi rifugiati le robe, no? I vestiti, gli abiti, sì. E dall'altra i libri, perché appunto infatti è una zattera che abbiamo immaginato, perché la storia nasce proprio da quello, no? Diciamo prima, uno si avventura su una storia chiama un'altra, infatti è un isolotto, lo scoglio, no? Da cui parte tutto, su cui appunto si sono incontrate queste diverse vite, no? Da Junger, no? Il grande filosofo tedesco e entomologo che si ritrova proprio a Carloforte delle ricerche, no? Nei primi del Novecento. Dicevamo prima Zeni, o piuttosto Borges, che evoca appunto con la battaglia, con diciamo sì, la crociata dei bambini, il destino, no? Di questi personaggi, e così via, Vonnegut, insomma. Quindi era un viaggio attraverso i libri, oltre che attraverso la storia, ecco. Va bene, grazie. Ciao a tutti. Rolling the partner sea, this ain't complicated. Stubborn, yes, but I'm a different kind. Your penis surrounding. Please respect my new friend. Coming back for another game.